Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi cucineremo il coniglio all'ischitana. Lo so, non lo cuciniamo tanto spesso il coniglio, ma questa ricetta gustosissima sono certa che conquisterà anche voi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochi, quelli giusti. Un coniglio intero da cui ho rimosso la testa, 400 g di pomodorini ciliegini, basilico fresco e maggiorana fresca a volontà, 2 o 3 spicchi di aglio, del timo secco perché non l'ho trovato fresco, ma se l'avete fresco utilizzatelo perché darà un sapore fantastico al vostro coniglio, sale, un bicchiere di vino bianco e olio extravergine d'oliva. Dell'olio si sta riscaldando già sul fuoco, mettiamoci subito a prepararlo. In questa larga casseruola ho messo un dito di olio extravergine d'oliva abbondante. Dobbiamo andare a rosolare, per prima cosa è già arrivata a temperatura, tutti i pezzi del coniglio. Rosolatene pure pochi pezzi alla volta. Ho rimosso quasi tutto l'olio, vedete, ho lasciato solamente il fondo. Ho aggiunto gli spicchi di aglio che si sono ben dorati. Dobbiamo andare a riaggiungere la carne all'interno. Questa volta tutta, mi raccomando. Passiamo pure leggermente il gas. Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale tutto attorno, se non abbiamo ancora salato la carne. Il pepe nero. E ora a fiamma bella viva andiamo a sfumare con il vino bianco. Dobbiamo lasciare assorbire quasi del tutto il sugo prima di aggiungere gli altri ingredienti. Lasciate pure la fiamma bella viva. Ci vorranno una decina di minuti. Il nostro vino si è asciugato quasi del tutto, come vedete è rimasto solo il fondo. Non resta che aggiungere gli ultimi ingredienti. I pomodori, alcuni li ho tagliati a metà, altri li ho lasciati interi, tutti all'interno. Le erbe aromatiche fresche e un po' di timo secco. Abbassate ora la fiamma al minimo, coprite con un coperchio, il coniglio va fatto cuocere per 30-40 minuti. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, siamo pronti per gustare il nostro coniglio all'ischitana. Io alla fine non l'ho aggiustato neanche di sale perché era perfetto. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina sul canale YouTube, così verrete avvisati ogni qualvolta sarà pronto un video per voi. Ci vediamo domenica prossima e noi andiamo a mangiare. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.